E adesso gli ispettori in procura li chiedono quelli del centro-sinistra. Fabiano Amati, neo assessore regionale, dopo il rimpasto recente della giunta Vendola, dalle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno parla dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari e chiede una ispezione del Ministero negli uffici giudiziari baresi. Secondo lui, infatti, la PM Desiree Di Geronimo continua a contestare l'associazione mafiosa soltanto per non passare il fascicolo alla procura ordinaria. La sua, secondo Amati, è un'inchiesta inconsistente, non credibile e costosissima. E poi, dove sarebbe la mafia? Amati parla di diversi di un'indagine che serve a distrarre dal clamore di altre indagini. Dichiarazioni che però non servono, dice, a contestare il lavoro dei PM. Amati vuole solo difendere lo Stato di diritto e discute anche la somministrazione quotidiana di notizie alla stampa. Invece di rinforzare il recinto della segretezza, afferma, si rinforza l'equità nella trasmissione delle informazioni a tutte le testate. Intanto si è allargata alle strutture sanitarie, private e accreditate l'inchiesta della Di Geronimo sul presunto intreccio affaristico tra mafia, politica e imprenditoria pugliese, radicata nel sistema sanitario pugliese. La PM infatti ora punta il filone degli accreditamenti per verificare la regolarità dell'iscrizione delle cliniche e dunque accertare che la commissione sugli accreditamenti, di cui lo stesso assessore alla sanità Tommaso Fiore è stato componente, non li abbia concessi dietro qualche pressione. L'indagine intende verificare la regolarità dell'iter di assegnazione dell'accreditamento alle quattro cliniche, i cui titolari rientrano nella lista dei 15 già iscritti nel registro degli indagati per associazione a delinquere, corruzione, concussione, falso, truffa, millantato credito, illecito finanziamento ai partiti, voto di scambio e favoreggiamento ad un'associazione di tipo mafioso. Una simile indagine sugli accreditamenti delle cliniche private la stanno facendo i pubblici ministeri baresi Roberto Rossi e Lorenzo Nicastro. La Guardia di Finanza, sul loro mandato, sta cercando di far luce sulla clinica Kentron di Putignano, riconducibile a Francesco Ritella, 35 anni. La clinica, un centro di riabilitazione per 120 pazienti, sarebbe stata accreditata nel 2006, pur non avendone i requisiti.